E bella a tutti playerini miei e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre io sono Technoid e siamo tornati con un nuovissimo glitch sempre su Rainbow Six Siege. Oggi playerini vi porto un video davvero interessante, dato che è un po' un video pazzerello, dove in pratica vi insegnerò a fare questo. Ovvero vi insegnerò ad andare sotto alla mappa costa e successivamente come fare del paracadutismo su Rainbow Six. Perché sicuramente gli operatori che si sono addestrati per partecipare a Rainbow Six, oltre ad aver fatto un addestramento davvero duro nella base di Hertford, sicuramente avranno anche fatto del paracadutismo. E oggi vi svelerò come facevano a fare paracadutismo. Sì. Io posso. E direi di partire subito con il glitch di oggi. Come detto prima playerini, questo glitch lo potremo fare nella mappa costa. E per farlo dovremo come sempre prendere un operatore con lo scudo. Ricordatevi playerini che lo scudo è la porta che vi condurrà a tutti i glitch. In pratica lo scudo è una porta che una volta piazzata vi porterà verso l'infinito e oltre. Detto ciò, dovrete andare esattamente in questo punto della mappa, ovvero nel solarium. A questo punto dovrete andare a piazzare il vostro magico scudo esattamente in questo punto e dovrete creare una barricata di fronte al vostro scudo. Ora dovrete rompere le ultime 4 assi di legno della vostra barricata e dovrete creare, diciamo, una sorta di buco. Un buco in testa come Tugo Salamanca. Ora non dovrete fare altro che infilarvi sotto a questa barricata e cominciare a scattare ed abbassarvi di continuo. In pratica dovrete spammare lo scatto e il tasto per abbassarvi. E come per magia, attraverserete il pavimento e vi ritroverete sotto alla mappa. E da qui playerini potrete vedere tutta la mappa e di conseguenza tutti i vostri avversari che magari stanno in alcuni punti della mappa visibili. Perché vi ricordo che comunque se voi sparerete i colpi entreranno tutti all'interno. Questo glitch playerini miei è molto utile soprattutto se state facendo un nascondino con i vostri amici e quindi non farvi mai trovare. Oppure se volete trollare tutti i vostri amici mentre state giocando qualche partita impersonalizzata. Oppure sorprendere i vostri nemici quando siete in partita libera, vantandovi ovviamente di averlo visto nel canale di Technoid. Mi raccomando, evitate sempre di fare i glitch nelle classificate. Ma non è tutto, perché infatti questo è il mitico glitch dell'addestramento che usavano gli operatori di Rainbow Six per allenarsi a fare paracadutismo. Perché infatti se voi chiederete a un altro vostro amico di glitcharsi sempre in questo modo, a questo punto partirà l'allenamento segreto, ovvero l'allenamento che conosceranno solamente i playerini che sono iscritti a questo canale e che perciò di conseguenza sono degni di farlo e di saperlo. E ora andiamo subito a paracadutarci insieme. E per paracadutarvi playerini aprite molto bene le orecchie perché dovrete fare una cosa davvero difficilissima. In pratica una cosa che io personalmente ci ho messo davvero molto per imparare a farla. Aprite bene le orecchie perché quello che dovrete fare non sarà così facile come pensate. In pratica voi dovrete buttarvi di sotto. Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Volerò, resterò. Quello non è volare, quello si chiama cadere con stile. E come sempre playerini siamo arrivati anche alla fine di questo video e come sempre passiamo all'angolo dei saluti, ovvero l'angolo dove andrò a salutare i 10 commenti dei playerini che hanno ricevuto più like sotto al mio ultimo video. Saluto Tommy Gamer, Christian Gruossu, che mi sa che è la seconda volta che viene salutato, Rui02 Ita, Il Mangia, Internet Explorer, Electric Shock, That's Borla, Francesco Carafoli, Luca Porfiri, LCG 439. E se anche tu vuoi comparire nel prossimo angolo dei saluti,
mi raccomando, lascia qui sotto un bel commento e vediamo se riuscirai a conquistare dei playerini per finire poi nell'angolo dei saluti. Come sempre playerini, vi chiedo di lasciare un pollicione in su se ti è piaciuto questo video. Proviamo ad arrivare come sempre ai soliti 2000 like. Vi ricordo che qua in descrizione potrete trovare le mie community Xbox e PS4 e la mia pagina di Instagram, dove scriverò quando sarò online per giocare con voi. Tenetevi pronti playerini, perché in questi giorni ho in programma di fare un minigioco con voi, perciò rimanete in allerta. Direi basta parlare come un idiota, e se anche tu vuoi unirti alla ciurma, mi raccomando, non devi fare altro che iscriverti a quel bottone, attivate la campanellina, e direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella playerini!